Oggi devo dire che l'intervento del Presidente del Consiglio ha svilito per l'ennesima volta la dignità di quest'Aula e credo l'intelligenza dei colleghi. Qualcuno supinamente l'ha applaudito in senso acritico rispetto alla follia di potere e di onnipotenza che il Presidente del Consiglio ogni volta che viene in quest'Aula dimostra e sfocia. È riuscito a parlare di fratelli e sorelle come se fosse il Santo Padre. È riuscito a dire che risolti il problema dell'Italia, adesso si occuperà di Europa e del mondo. Quando il Presidente del Consiglio diventerà l'imperatore del mondo, ovviamente ne prenderemo coscienza e gliene saremo grati. Purtroppo però in questo momento stiamo parlando della vita concreta dei nostri cittadini, stiamo parlando della vita concreta di persone che vengono perseguitate in aree del mondo che l'Italia e l'Europa per molto tempo hanno abbandonato. Un Presidente del Consiglio che se fosse una persona seria, oggi sarei preoccupato per le politiche che sta portando avanti governo e maggioranza. Ne sono ovviamente comunque preoccupato, ma ho la consapevolezza che non è un disegno di Renzi, perché il Presidente del Consiglio brancola in un buio disperato, ma semplicemente è l'inadeguatezza di una classe dirigente del nostro Paese che pensa di inseguire le mode del momento e di farsi accogliere nella grande burocrazia europea, nelle grandi robe europee come grande pensatore, grande difensore dei diritti mondiali. Questi diritti che vengono calpestati quotidianamente nel nostro Paese e in altre aree del mondo che, come dicevo, vengono abbandonate. Queste sono parole e considerazioni, Presidente, che non vengono solo dalla Lega, ma vengono da persone che vivono in quei territori e chiedono aiuto all'Occidente, chiedono aiuto all'Europa, chiedono aiuto all'Italia per essere aiutati a non essere estirpati dalle loro terre. Il Vescovo di Aleppo ci ha ricordato più volte che l'aiuto che bisogna dare non è quello di accogliere chiunque nei nostri territori, ma di andare a difendere il diritto di esistere, soprattutto dei cristiani nel Medio Oriente, cristiani che stanno venendo estirpati dalle loro terre, estirpati dalle loro famiglie, abbandonati a se stessi. E cosa ci propone il Presidente del Consiglio oggi? La grande alleanza con la Turchia. Turchia, Paese che sta portando avanti una politica assolutamente dubbia, assolutamente nebulosa rispetto alla vicinanza con l'estremismo dei tagliagoli islamiche dell'ISIS. E la soluzione che oggi ci propone Renzi è l'apertura alla Turchia. Mi sembra geniale, evidentemente non sa di quello che sta parlando, incomincio a non fargliene una colpa, ma essere compassionevole verso un Presidente del Consiglio che non si rende conto di cosa sta parlando e soprattutto le politiche del governo dove stanno portando. Dicevo prima che sarei preoccupato se pensassi ci fosse un disegno, ma capisco che questa mente che oggi ci ha parlato, il disegno non può esserci. Preoccupato perché abbiamo in contemporanea diverse posizioni, diversi voti drammatici portati avanti da questo Parlamento che fanno intravedere all'interno del nostro Paese un disegno chiaro di colonizzazione e una sostituzione della nostra popolazione. Abbiamo dal disegno di accoglienza, dove siamo l'unico Paese delle porte aperte indistintamente, malgrado quanto ci voglia vendere Renzi, quanto ci voglia vendere il governo, nessun altro Paese in Europa ha utilizzato la politica delle porte aperte a chiunque e ha fatto entrare chiunque sul proprio territorio nazionale, solo l'Italia. Dall'altro lato abbiamo l'approvazione, proprio nella giornata di ieri, dello Ius Soli. Ovvero, questo è un disegno a lungo termine, se ci fosse un disegno, ripeto, sono sicuro che non sia nella testa di Renzi, perché per il disegno ci vuole quel passo successivo che purtroppo manca alla Presidenza del Consiglio di questo Paese. Ma dicevo, sarei preoccupato, perché quando abbiamo politiche sulla famiglia che vengono totalmente abbandonate, la nostra gente che viene disincentivata a far crescere la popolazione, a far crescere i nostri figli, ad avere i nostri figli. Dall'altro lato ci viene venduto come grande risoluzione di questo problema l'arrivo di immigrati, anche clandestini, per Renzi indifferente, e al contempo si dice, sapete cosa vi dico? Vi do la cittadinanza facile. Io mi domando se queste scelte politiche portate avanti non siano pericolose a medio e lungo periodo. Io penso di sì. Io penso che quando si porta avanti
si portano avanti delle scelte che non guardano alla nostra popolazione, ma addirittura cercano di importare nuova popolazione, il problema si presenta. Noi stiamo portando avanti una battaglia che, quando ci dicono che siamo intolleranti, che abbiamo la paura del diverso ed altro, ovviamente trova il tempo che trova. Penso che questi ragionamenti siano assolutamente ragionamenti di buon senso, e penso che tali ragionamenti di buon senso non possono essere, non gli può essere impedito di avere diritto di parola e di presenza all'interno delle istituzioni democratiche. E io lo dico con chiarezza alla Presidenza e a tutti i colleghi: chi vuole tappare la voce a chi la pensa in modo diverso, come reazione sicuramente da parte della Lega, non avrà un servile sì signore, ma va delle proteste veementi che continueranno anche all'interno di quest'Aula, perché questo non è un nostro diritto, è un nostro dovere far parlare all'interno delle istituzioni democratiche chi non la pensa come il pensiero unico che ci vogliono vendere. E chi si rende responsabile, anche rappresentando a istituzioni di garanzia di questo Paese, di volere tappare la bocca, ha una responsabilità politica enorme, che noi non taceremo con la minaccia di qualche giorno di espulsione in più da quest'Aula. Ce ne freghiamo! Noi abbiamo la schiena dritta per difendere non il diritto della Lega, ma tutti quelli che hanno voglia e sentono il dovere di dover parlare e sapere dire anche di no. E noi diciamo di no oggi, esattamente come dice di no, e devo dire, a differenza di quanto ha detto il Presidente del Consiglio, la stessa Europa. Altro che avallare le politiche dell'Italia. Noi abbiamo avuto una rappresentazione grottesca di un ministro dell'interno che va a festeggiare 19 immigrati eritrei che vengono trasferiti in un altro paese, quando lo scorso anno sono arrivati 170.000, quest'anno arriveranno 200.000 immigrati, e questo va a festeggiare 19 immigrati eritrei che partono. Siamo alla farsa generale, siamo al paradosso. Un po' di dignità non per le persone che ricoprono quelle posizioni e quei posti di potere, ma semplicemente per l'istituzione che viene rappresentata. Un ministro dell'interno che si comporta in questo modo non umilia se stesso, quello l'ha già fatto abbastanza, ma umilia l'istituzione del ministero dell'interno, che deve garantire sicurezza e deve essere rispettato da questi dai nostri cittadini, perché dà risposte ai nostri cittadini. E allora, quando l'Europa ci dice, Renzi ci dice che l'Europa avvalla le nostre politiche, l'Europa che oggi invece ci racconta che i confini devono essere difesi, non aperti. È l'Europa che ci dice che Schengen non prevede soltanto la libera circolazione all'interno dei confini europei, ma anche l'obbligo dei paesi confinari di difendere i confini europei. Quando ci veniva tacciato di essere dei pazzi e folli a dire che bisogna fare i rimpatri forzosi per chi è presente illegalmente sul territorio nazionale, in quest'Aula molti colleghi, e quelli onesti intellettualmente possono testimoniarlo, ci deridevano. Dice: ma quale rimpatrio? Tutti qua e viva! Sono sicuro che hanno festeggiato molto cooperative che lo scorso anno, tra costi diretti e indiretti dell'immigrazione, sono usciti dalle tasche dei contribuenti 3 miliardi di euro. Penso che fossero un po' meno felici i cittadini che si vedono le loro città ormai diventati territori di nessuno, invivibili, dove la sicurezza è abbandonata e dove semplicemente vige la regola del più forte. Noi pensiamo che il più forte deve essere colui che rispetta le regole, colui che rispetta le leggi di questo Paese. Concludo, Presidente, grazie anzi di avermi segnalato che il mio tempo è finito. Concludo, Presidente, dicendo con chiarezza: noi non siamo la Lega dei no, noi siamo la Lega della politica di buon senso. Siamo la Lega della politica che cerca di portare un po' di verità all'interno di questo dibattito. Non pretendiamo che tutti ci diano ragione, pretendiamo però che quando il Presidente del Consiglio, massima carica politica in questo Paese, venga in quest'Aula, racconti la verità al Parlamento e al Paese e la finisca con questi tristi spot, perché se si fermassero soltanto per la sua campagna elettorale sarebbe una comprensione di una persona evidentemente in difficoltà, ma quando poi si traducono in una difficoltà per i nostri cittadini,
cittadini che vivono ogni giorno il dramma della disoccupazione, il dramma degli esodati, il dramma dell'insicurezza, il dramma dell'invasione incontrollata, beh, allora c'è poco da ridere, ma c'è da fare una grande battaglia. E noi questa grande battaglia la porteremo avanti l'8 novembre a Bologna, dove tutti i cittadini che non credono in un governo non eletto da nessuno verranno a manifestare per dire basta alle politiche che sta portando avanti questa maggioranza e questo governo. Ringrazio.